Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, sono circa le 5 del mattino e questa mattina insieme a Manuel Agostini e ad altri ragazzi andremo a vedere il nuovo Honor 9 a Berlino, quindi se avete voglia venite con me e andiamo a conoscere questo nuovo device e in più vediamo di divertirci un po' e conoscere anche quello che ci aspetta durante il tragitto, quindi facciamo questo viaggio insieme, andiamo a conoscere Honor 9. Porto ragazzi, guardate qua chi c'è, il porno è Manuel Agostini e Snuggle, Riccardo e Terrone. As I'm staying close to the mirror, a lock of gold, a secret smile, little things I remember, plays a hand upon my heart as her, she was a believer. Sometimes I can feel her arms holding me as forever. Ragazzi, come avete visto all'inizio di questo video, sono tornato da Berlino dopo aver visto in anteprima Honor 9. Ringrazio innanzitutto l'azienda per avermi dato la possibilità di essere presente a questo evento, ma adesso andiamo a vedere un po' la confezione di vendita e vi parlo delle prime impressioni di questo device. La confezione di vendita è piuttosto completa, in questo caso qui mancano le cuffiette, ma se lo comprerete le troverete direttamente in confezione. Questa è una confezione per giornalisti, quindi mancano le cuffie. Abbiamo comunque l'attacco Type-C, un caricabatterie rapido per andare a ricaricare la batteria da 3200 mAh e questa cover rigida. Si striscia parecchio, devo essere sincero, però comunque la troviamo già in confezione, quindi non dovremo preoccuparci più di tanto di andare a rovinare il nostro Honor 9. In questa colorazione è davvero fantastico, ragazzi. Sicuramente una delle prime cose che ha apprezzato tantissimo le persone che l'hanno visto proprio oggi, in quanto sono andato al lavoro e ho fatto vedere questo device a più persone, soprattutto più ragazze, e effettivamente è piaciuto tantissimo. Bel design, questa colorazione è fantastica, sta bene in mano, forse leggermente scivoloso, mi è stato detto questo, ma già quando una ragazza, una donna, no, convince un prodotto per quella che è l'estetica, è un dispositivo che vince già in partenza, ragazzi, c'è poco da fare. Quando un device è bello e piace anche senza conoscere la scheda tecnica, ha già un punto anche più di uno a favore. E quindi design sicuramente promosso, doppia fotocamera da provare.
particolare, ma che comunque dà dei buoni risultati. E andiamo a vedere invece l'altra caratteristica, quello che ho apprezzato davvero tanto, è spostare il sensore da qui dietro a qui davanti, che è velocissimo, davvero veloce. Guardate con quale velocità riusciamo a sbloccare questo device appena andiamo veramente a sfiorare il tasto. Guardate che roba, davvero impressionante. Quindi ottimo sensore per le impronte, bel design, la batteria sembra reggere bene. Ragazzi, qui non manca proprio nulla, abbiamo tutti i sensori del caso, Android 7.0, il Kirin 960, 4 giga di RAM, 64 giga di memoria interna, abbiamo l'NFC, insomma ragazzi, un dispositivo super completo ad un prezzo davvero ben allineato con quelle che sono le caratteristiche, ovviamente un po' più basso rispetto ai più blasonati, ma con le stesse caratteristiche, la stessa potenza. Insomma ragazzi, un dispositivo veramente da provare. Ovviamente la mia recensione completa verrà fra un po' di tempo, ce ne sono già tante online, preferisco provarlo a fondo e poter dirvi magari tra qualche settimana, quando l'ho messo sotto stress parecchio, come questo device si comporterà. Innanzitutto però, per andare a capire effettivamente come gira e quanto è veloce, andrò a confrontarlo con un altro top per capire, no, poi se riesce a reggere il confronto a livello hardware, quindi vedrete poi prossimamente anche questo. Intanto per oggi vi saluto e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti!